Dopo 15 giorni siamo di nuovo qui a Capo Santa Fortunata, a Sorrento, nella bellissima cornice della costiera sorrentina. Oggi si sposano Eleonora e Michelangelo, ma avremo anche due angioletti che li accompagneranno. Sarà un allestimento molto fresco, perché io ho conosciuto Eleonora in un altro grande evento, quello di Jackie e Giovanni. Sono in effetti cugini di Eleonora e da quel momento è scattata la scintilla, che lei mi disse: prima o poi mi sposerò anch'io. E questo prima o poi è arrivato dopo 4 anni. Oggi arrediamo questa location con il bambù e con tanto colore, perché i colori di oggi sono fucsia, arancio, giallino, lilla, glicine e una punta di verde naturale. Ma una cosa chiccosa: dovevamo caratterizzare questo allestimento con decori ovviamente da costiera. Non potranno mancare arance e limoni. L'unica cosa, i tavolini, pensate che i tavolini si appoggiano le cose sopra, il bicchiere. Dovete controllare che i tavolini non siano mai in pendenza, che il bicchiere possa cadere, ok? Quindi io ne vedo due in pendenza, trovate il piano. È anche una questione di ergonometria. Da Sorrento la celebrazione avverrà nella cattedrale di Massalubrense. Caratteristica: il suo pavimento è tutto piastrellato di maioliche sorrentine, come in effetti è l'immagine coordinata di questo evento, perché la partecipazione ha una mattonella sorrentina nei colori, sempre la palette scelta da Eleonora e Michelangelo. Questi tre rami, cioè bello importante, varie altezze, come lo facesse la volta scorsa. Allora, alle spalle degli sposi, dato che qui è tutto romantico, dobbiamo creare degli angoli scenografici, e quest'albero si presta benissimo per una cascata di lanterne luminose, ovviamente cristallo e candele vere. Questo è il tableau. Guardate qui, la chicca qual è? È che comunque si girerà questa bandierina, a destra e a sinistra ci sarà sempre il nome dell'invitato con l'indicazione del tavolo e la seduta assegnata, perché quando siamo a un imperiale è sempre bene dare anche il numero al posto. Allora, questa è la planimetria, qui ci sono tutti i tavoli, 1, 2, a posto. Allora, ovviamente parlavamo prima del tableau, no? Il tableau de mariage con l'assegnazione del tavolo e del posto, perché siamo su un tavolo imperiale. Ovviamente c'è sempre una planimetria di riferimento che avranno tutte le lombardine, ed oltre ad avere l'escort card del tableau de mariage, le persone arriveranno al posto assegnato e troveranno il numeretto corrispondente alla loro escort card. E come sempre, tutti per uno, uno per tutti! Questa già ride, che già stavo sbagliando. Siamo
siamo ancora una volta nella bellissima cattedrale di Massalubrense di Santa Maria delle Grazie. Ricordate, questa cattedrale ha la caratteristica di questo pavimento maiolicato meraviglioso su cui noi non abbiamo mai ipotizzato o pensato di mettere un tappeto. Oggi l'allestimento floreale è caratterizzato da una palette spumeggiante, arancio, giallo, fucsia e di base verde, colori che ricordano la nostra costiera. Ed ecco qui l'immagine coordinata dell'evento di Michelangelo e Eleonora. Noi chiamiamo immagine coordinata, ma in effetti in gergo straniero si chiama stationery. E questo fa parte della stationery, è il libretto Missa. Guardate, all'interno la maiolica è grande, poi è riportata un'altra maiolica che è stata utilizzata nella creazione della partecipazione e poi qui ci sono tutte le promesse che si scambieranno. È tutto pronto, aspettiamo Michelangelo ed Eleonora. Anzi, vi dirò che alle vostre spalle è arrivato lo sposo. Ah, hai fatto il pelo, bello tirato. Ho fatto anche la barba. Bellissimo, si vede? La sono fatta da solo però, non mi sono fatto truccare, ho detto meglio di un chirurgo, io devo fare la barba. Ah, ma avete visto? Ma che spigliatezza, che allegria, non è neanche emozionato. Ma sono contento. È contento? Fine, avete fatto tutto quello che dovevate fare voi, io non devo fare niente. Mi devo sposare, devo dire sì. Allora, Michelangelo, noi dopo tanto tempo siamo qui incorniciati da questo giardino sorrentino in costiera, ma io ti devo fare tre domande. Dimmi tutto, sono qui per te. Ah, qui per me, qui per Eleonora. No, io sono qui per rispondere a te, mi hai fatto venire fino esatto. A qui. Esatto. Allora, io ti devo chiedere, dimmi. Voi già vivete insieme, avete sì. Due meravigliosi bambini. Ma tu conosci veramente Eleonora? I gusti, no? I gusti credo di sì. Crede di sì, vediamo. Me li ha insegnati in questi anni. In questi anni, gli ha insegnato i suoi gusti. Allora, Eleonora secondo te arriverà con un abito stretto o un abito largo? Un abito largo. Un abito largo. Cioè, non stretti, sicuramente non un abito a sirena, di questo sono sicuro. Ragazzi, è dottore, è chirurgo, perciò sicuramente è preciso. Non un abito a sirena. Non abito a sirena. Arriverà con un abito di pizzo o un abito con dei tocchi luminosi? Qualche tocco luminoso senza troppi merletti, sicuramente. Qualche tocco luminoso senza troppi merletti. Voi state registrando questa cosa? E arriva l'ultima, penso la più semplice. Arriverà con il volto coperto, perciò con il velo a calata, o con il velo a Madonna, cioè di lato al volto? Lei è una madonnina, però secondo me verrà con il volto coperto. Il perché volto sono coperto. Quasi sicuro che vorrà che io lo potrò alzare, insomma. Credo. Ah, crede, lui crede. Ma se lo dovessi alzare che cosa farai? Appena glielo alzi? Mi hanno spiegato che devo dargli un bacio sulla fronte, non posso fare altro. Ah, io farei altro, però mi hanno detto così, il prete si è raccomandato, ha detto mi raccomando non fare che sei là mezz'ora, quindi... Ragazzi, è stato istruito, noi dobbiamo aspettare istruito. Solo Eleonora e lui quando la vedrà arrivare capirà se ha individuato i gusti della sua futura sposa. Speriamo, perché sennò mi uccide. Ora ti ha già preparato, eh? Quattro anni fa ci siamo sposati, tutte e tre. Com'è stato? Oh, bellissimo. Bellissimo. Incredibile. Incredibile. E tu ricordi, dicevi, ma ci sono i fiori? Sì, sì. Me li metti i fiori? Sì. E quanti fiori c'erano, Jacqueline? Oh. Allora. Tanti. Troppo. Non troppi. Allora, è troppo. Vabbè.
Cioè, loro oggi sono i cugini degli sposi, sono i cugini di Eleonora e Michelangelo. Sì, sì, sì. Sì. Belli, vero? Nella salute, nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. E poi dico amen pure. No. No. Perché a me non piace leggere, mi piacerebbe imparare la memoria, capito? A secondo Vangelo. Bellissimo, comunque avete fatto tutto bellissimo. Si sta veramente, fino a mo sono contentissimo. Il posto dove stava era molto bello. Ancora, basta, non seguirmi più! Sono arrivata in location, è già tutto pronto. Guardate quanta energia! Fiori delicatissimi e l'arancio come colore della forza, del fuoco, della passione. Ed ora scopriamo il sitting plan. Venite! Siete qui al photo booth e sitting plan. Cosa c'è di più originale di una bella seduta in bambù qui in costiera, allo sfondo del mare, la costa sorrentina, arance e limoni. È un ricordo semplice per trovare il tuo posto a tavola. Può mancare una grande drink list dal primo momento. Giusto in tempo, anch'io ho cambiato look. Guardate che bello quest'abito e i gioielli di Gioie Gioielli che mi danno sempre il tocco giusto sopra ad ogni outfit. Ed ora stanno arrivando gli ospiti. Passeggiare qui in sala, guardate questo allestimento leggero, spontaneo e colorato, da forza, eleganza
e tanta gioia. A tavola di cosa si parlerà? Della dolce vita. E balleremo a suon di musica. Il fermatovaiolo è legato a questo stile spontaneo. Guardate questo papavero come sboccia qui dal tavolo. Facciamo la prova seduta. Guardate le mie mani, 60 centimetri, gomiti leggermente poggiati sul tavolo. Alla mia sinistra, canonicamente posizionato il tovagliolo, e sulla punta del primo coltello posizionato il bicchiere d'acqua. Questa mise en place è perfetta e rispetta tutte le indicazioni del Galateo. Allora, finalmente sposi! Tu cosa hai detto sull'altare? Sì. Sì? Sì, lo voglio. Lo voglio, l'abbiamo ripetuto 3-4 volte. Senti Eleonora, io ora ti porto in sala. Questa sala tanto desiderata, tanto cambiata, però penso di aver realizzato il sogno di Eleonora. E allora? Credo. Com'è? Credo che rispecchia esattamente quello. Mamma mia! È il matrimonio più bello che mi esiste in vita mia. Bello, eh? Fantastico, bella, ha superato moltissimo le mie aspettative, ciò che immaginavamo e sognavamo è 10.000 volte più bello. Bello, e allora ora siamo pronti, ci giriamo? Allora, Wow! È fantastico. E infatti io questa ve l'ho riservata come sorpresa. Perché questa, lei nella simulazione non l'ha vista e non l'aveva capita. A parte gli scherzi, sì, la tu hai fatto sempre dei matrimoni spaziali. Però... Ma questo è sublime, esatto. Che va al di là dello spaziale. Questo è il nostro matrimonio, nel senso questo tu... Questo è il vostro matrimonio. Non avrei saputo immaginare niente di meglio di così, ma non sarei nemmeno arrivata a immaginare qualcosa del genere. Non ho mai visto un matrimonio più bello, mai! Oh ragazzi, alto livello. Ragazzi, allora noi vi salutiamo perché gli sposi ora devono essere consegnati ai loro fotografi che devono catturare sorrisi e sguardi luminosi mentre noi dobbiamo accogliere gli ospiti in sala. Quindi ci vediamo tra poco? Ciao! Tra poco! Ciao! A fra poco! Un bacio per io! Grazie! Ok! Sì. Mamma mia! Thank you.
Sono quasi terminate le danze e noi abbiamo già posizionato la torta. Tra poco il taglio e tante scintille!